saluto, amici della rete. In questo episodio andiamo ad analizzare il punto AU verticale, conosciuto anche con il nome di punto di Macmillan, punto di Blair, ma da tutti riconosciuto come punto di Donati. Per eseguire un punto di Donati, l'ago va inserito a un centimetro dal margine della ferita e l'ago deve scendere più in profondità fino a raggiungere il derma. A causa della maggiore distanza conviene fare il passaggio in due tempi, prima da un lato, recuperando l'ago, e poi rientrando in modo simmetrico e uscendo alla stessa distanza dal margine opposto. Facciamo poi scorrere tutto il filo. A questo punto invertiamo l'ago sul portaghi e, rimanendo sulla linea tra l'ingresso e l'uscita del filo, inseriamo l'ago a circa mezzo centimetro dal margine, raggiungendo stavolta i soli strati cutanei superficiali, ma sempre mantenendo la simmetria tra punto di ingresso e punto di uscita. Finiamo a far scorrere il filo e chiudiamo quindi il punto con un nodo chirurgico e due mezze chiavi invertite. Abbiamo appena eseguito un punto di Donati. Notate come, nonostante la distanza maggiore tra i due lembi, il punto Donati riesca ad avvicinarli. Rispetto agli altri punti, infatti, il punto Donati è forse quello su cui è possibile fare maggiore trazione e quindi è l'ideale nel caso in cui i lembi di pelle siano distanti e soprattutto con ferite profonde. Inoltre, l'accostamento avviene su due piani cutanei, cute e derma, rendendo il tutto più stabile. Al contempo, il punto Donati ha come difetto che la ferita risulta spesso estroflessa e quindi esteticamente ben visibile. E inoltre, per questo e a causa dell'eccessiva tensione, tende a formare cicatrici ipertrofiche fino anche cheloidi. Il mio suggerimento è di ridurre al minimo il numero di punti Donati affinché i due lembi vengano ad accostarsi, per poi procedere con punti semplici. Inoltre, nell'esecuzione del punto Donati, cercate, nel passaggio più superficiale, di mantenere il punto di ingresso e di uscita quanto più vicino al margine della ferita, per evitare l'estroflessione. Un saluto, amici della rete.